Un primo dell'anno alla grande a Palagiano, l'amministrazione comunale ha voluto dare il benvenuto al 2020 con una bella manifestazione di piazza con la White Queen Tribute Band, quindi chiaramente un omaggio ai Queen. Siamo con il sindaco di Palagiano, l'avvocato Domiziano Lasigna. Palagiano non è una metropoli, però ha voluto fare le cose con garbo, con stile, con gioia. È proprio così, abbiamo provato ad avviare questa bella tradizione, speriamo che lo diventi, l'appuntamento del 1° gennaio in piazza con la possibilità, ecco, di scambiarci gli auguri all'interno della nostra piazza, che è il luogo di massimo incontro della nostra comunità. Agorà! L'agorà comunale, passiamo, come dire, dalle agorà cibernetiche alle agorà reali con l'incontro dei nostri concittadini. Abbiamo avuto occasione di fare gli auguri alla comunità e poi dare il via a questo bel concerto, questo momento di musica che è più che altro un momento di festa e di incontro nel paese. Beh, davvero bello, perché sto vedendo intanto persone di tutte le età, una grande partecipazione considerando che la serata è fredda, diciamocelo. Ebbene, abbiamo voluto osare, effettivamente le condizioni meteorologiche sarebbero state l'unica variabile, insomma, ad incidere sull'organizzazione, ma la serata, nonostante fredda, è una serata comunque serena, per cui si sta bene, ci stiamo divertendo. Poi ci sono alcune associazioni che hanno organizzato le focaccine, tolate, insomma, i tipici prodotti natalizi. Esatto, vin brûlé per riscaldare un po' la piazza e spumante per festeggiare il nuovo anno, il 2020. Che dire, sindaco, buon 2020 e auguri a tutta la comunità palagianese. Grazie a voi, auguroni a tutti voi, grazie. Eccoci ora con il consigliere comunale Salvatore Pulimeno. Un motivo, un modo, un'occasione per stare insieme in piazza, per scambiarsi gli auguri e per fare gruppo. Sicuramente è un modo insolito per Palagiano quello di trascorrere il primo dell'anno in piazza. C'è tanta gente quest'oggi, vuol dire che ci abbiamo visto, insomma, bene. Lungo e giusto. Giusto. Abbiamo visto bene nell'organizzare questa magnifica serata. La cover dei Queen è di tutto rispetto, voglio dire, stanno suonando un'ottima musica, c'è il giusto calore, ci sono gli amici di Palagiano Promozione e di Luce e Sale che stanno offrendo alla cittadinanza, a fronte di un minimo contributo per le spese di organizzazione, delle focaccine fritte e del vin brûlé. Quindi tutto sembra procedere per il meglio, nonostante la fredda serata ci si riscalda con del buon vin brûlé offerto appunto da questi ragazzi. Poi c'è la musica che dà l'energia, scandisce il ritmo. E certo, la musica riscalda i cuori, riscalda anche il fisico, e vedo anche la gente ballare, quindi tutto sembra perfetto, ecco, in questa magnifica serata d'inverno palagianese. Il primo dell'anno comincia con dei buoni auspici. Nel migliore dei modi. Perfetto, sì, proprio nel migliore dei modi. Grazie a tutti.
una bellissima serata accompagnata da prodotti culinari tipici. Pensiamo appunto alle pizzelle fritte, servono appunto a riscaldarsi. È una iniziativa che insieme ad altre è stata voluta, organizzata dall'amministrazione comunale con l'apporto indispensabile, imprescindibile di Palagiano Promozione, e abbiamo il relativo presidente Michela Mignozzi. Allora, parliamo di questo apporto che state dando, perché è bello vedere il mondo dell'associazionismo, del volontariato accanto alle istituzioni in un unicum con la cittadinanza. E certo, in questo giorno, che è un giorno di festa, abbiamo voluto dare anche noi come Palagiano Promozione un contributo con le focaccine fritte, le cazzette, che sono un prodotto tipico di Palagiano. Di solito la focaccina fritta si fa nei giorni invernali, quando fa freddo, quando gli agricoltori tornano dalla giornata di lavoro, da raccogliere i mandarini, no? I famosi clementine di Palagiano. Bisogna un po' rifocillarsi dopo tanto lavoro. Rifocillarsi con le focaccine. Noi stasera abbiamo pensato di farlo con il patrocinio dell'amministrazione comunale e con Luce e Sale, che ha organizzato la serata. Tutti insieme per augurare a tutti un buon anno. Auguri davvero. Grazie.